offrono un servizio pubblico, parificato a quello statale e senza scopo di lucro. È la miriade di scuole paritarie disseminate lungo la penisola, ovvero oltre 13.000 istituti, di cui quasi 9.000 di ispirazione cattolica. Tra queste la maggior parte si occupa dell'educazione dei bambini nei primi anni d'età, tra infanzia e primaria. Sono realtà che già la crisi economica ha messo in difficoltà e che una nuova ondata di tassazione potrebbe stroncare definitivamente. Se una scuola chiude, noi sappiamo che rispetto a un territorio che ha fortissimi bisogni educativi, rispetto a un territorio dove la disoccupazione giovanile è alta, dove la criminalità anche giovanile è abbastanza forte, noi sguarniamo un territorio di un presidio educativo. Un presidio che si prende cura di quasi 700.000 studenti di ogni ordine e grado, con un sollievo per le finanze pubbliche tutt'altro che indifferente. Il costo medio di un alunno di scuola statale, considerando solo le spese correnti, si aggira intorno ai 7.000 euro annui. A fronte di questi costi, il costo della scuola paritaria per lo Stato italiano è irrisorio. Il costo viene scaricato sulle famiglie. Secondo il Ministero dell'Istruzione, se sparissero le paritarie, lo Stato dovrebbe da un giorno all'altro rimediare 6 miliardi di euro per garantire a tutti il diritto allo studio, senza considerare come ciò lederebbe il principio costituzionale della libertà di educazione. E poi ci sono le direttive comunitarie che chiedono agli Stati dell'UE di sostenere le scuole paritarie. In tutta Europa le scuole paritarie non solo non sono aggravate fiscalmente, ma sono finanziate dal soggetto pubblico, in quanto considerate una risorsa per la nazione, per il territorio.